Allora. Ti batterò con onore. Non è quello che voglio vedere contro di lui, eh? Siamo sinceri. Questo è già molto meglio. Allora, turno 2 Peschino. Vediamo. Qua non avere la carta in più in mano comunque è sempre abbastanza sad. L'ho iniziato fortissimo perché ne ha scambiata una. Quindi, ok. Vediamo cosa mi dà Furia del Vento. Win condition. Avercelo lì così. Early. Già estremamente forte. Molto aggressiva al momento. Ma guarda, ti direi anche facciamo solo di questo, solo di questo. E secondo me adesso lui è molto molto valido. Ok. Gli inconvenienti capitano, sai. Ora facciamolo. Bella l'arma pescata così. Allora, Lucky non abbiamo tirato su nessun altro robot. Io lascerei così. Comunque qua abbiamo tantissimi danni dritti dalla mano. Sono tanti. Se non ci ammazza lui, noi il prossimo turno gliene portiamo, eh. Bene, possiamo portare giù tanti, abbiamo vari turni fattibili qua. Ok, wave clear totale di board probabilmente. Letale è impossibile. Però sicuramente questo è un wave clear totale. No. Ok, ragioniamocela un attimo. Allora 1, 2, 5, 7 è lì al 100% sta roba. Gli inconvenienti capitano. Io posso farti anche di questo. Stai al passo. Finito. Lita lanciamano. Troviamo su 3 contro gente diverserrima. A costumista noi ce la teniamo. Lui lo andiamo a switchare. Ok. Potremmo quasi andare piano.
anche se appunto noi lo buttiamo giù più che altro per avere l'effetto. Quindi secondo me si può giocare mega aggressive. Con anche quella carta lì. Noi andiamo abbastanza tranquilli. Tranquilli che siamo cattivi. Onesto. Ci dichiariamo cosa abbiamo in mano. La quiete prima della tempesta. Doppia arma già nel nostro inventario. Abbiamo un però face. Qua il problema è che noi lui non è che lo buttiamo giù con così tanto garbo, però sicuramente diventiamo giganti. Turno di merda. Per la giustizia. Vabbè, però a me serve quel furto vitale lì. Gli inconvenienti capitano, sai. Senti che ritmo curativo. Secondo me serve. Allora, cosa ci combini, signor Loki? Tieniti forte. Questo è estremamente fastidioso. Full HP. Questo per noi è un buon trade. Ci sta pensando, non è sicuro. Decide per andare face completamente. Onesto, qua questo face effettivamente dà vibes. Signor Chris, come va? Buonasera anche a lei. Dopo le faccio vedere un little che ho fatto un game di prima. Not a problem, mate. Che culo. Allora.
Io la tigrettina me la vado a giocare. Noi lo mettiamo in campo e ci siamo. Lui è più 9 più 9. È proprio una di quelle cose che stavo cercando, Leroy. Però non basta mica. Non ho modo a questa qua di fargli prendere furto vitale, manco per il cazzo. Qua l'unica mossa sarebbe o baffiamo tigre e rinunciamo a infiniti danni con Leroy. Però evitiamo di crepare magari. E comunque abbiamo in base qualcosa di estremamente grosso. Grosso è grosso, è tanto grosso, però lui potrebbe averla porcata. Però non la può giocare sto turno. Questo a noi non dà il minimo problema. Ok, è abbastanza cortebe al culo come si esordì. Potremmo avere l'Ital? Assolutamente boh. No, aspetta però, ragioniamoci. Ok, questa qua è la mia seconda arma. Quindi questo o lo si gioca adesso o non lo si gioca più. Teniamoci Leroy come carta gialla in mano, anche se ormai se ci spacca sta board dovrebbe aver vinto. Ok, quindi non ha delle soluzioni apparentemente poderose. Va benissimo così. Easy. Allora, contro di lui. Vediamo. Assalto. Credo che non abbiamo stronzoni, di assalto di Ampero ne abbiamo. Non dovrebbe essere aggro, perché se fosse aggro è partito non piano dei più. Noi anche siamo partiti davvero male. Gli
gli inconvenienti capitano. No, 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 la battaglia. Una scelta abbastanza discutibile. Facciamoci di peschino così, pesca un'arma e l'altra arma l'abbiamo già trovata, quindi anche relativamente honestly va bene. Credo che stiamo dando buff tutto a carte inutili, a parte ovviamente il 4 mana. Il resto sono tutte carte totalmente useless. Ma in realtà o è un problema adesso o è un problema dopo. Però è gestibile. Buffato ovviamente useless come la merda, perché sennò non sarebbe contento. Ok. Gli inconvenienti capitano. Qua noi restiamo sempre fedeli al fatto che sia un turno totalmente di merda. Per la giustizia. Ma perché se no, come detto, ampiamente non siamo soddisfatti. Vabbè, perlomeno lui è tornato 5-5, ma abbiamo un peschino che vale 12-12. Guarda che farà un turno tipo infinito. Evoca due cavalli 4-6 con provocazione. Intonato alla perfezione. Intonato alla perfezione. Per la giustizia. Finito. Andiamo a farci comunque un baffino. Carica finché hai un'arma equipaggiata. Gattolo. Andiamo a pescare infinito. Qua sicuramente deve darmi qualcosa che possa essere utile. Per la giustizia. Magnetismo assalto, cioè non proprio ti stai impegnando per dare merda. Senti che ritmo pratico. Vediamoci anche lui. Ne abbiamo l'ital. Se non riesci a fare porcate. Questa mi sa che è una grandissima porcata. Giocata un pelo disperata, forse. Ok.
bene.